Paolo Burali, responsabile commerciale della Zucchetti Centro Sistemi e Robotica. Le prime impressioni del primo giorno di Demo Garden? Cioè, cosa devo dire? Demo Garden, bellissimo il posto, tutto quello che è, non c'è affluenza di persone, però credo che sia dovuto anche un po' al fattore climatico, che ci sono state delle problematiche proprio ieri e quindi può darsi che le persone non sono venute. Magari si spera domani o nei prossimi giorni. Guardavamo questa particolare esposizione, ci vuole raccontare di cosa si tratta? Diciamo che questo è, abbiamo pensato di allestire un museo perché, nonostante che la robotica sia un qualcosa, parlare di robotica e domotica è un qualcosa di, non può essere di tanti anni, però già ha una storia, quindi possiamo dire questo, se possiamo dire, la partenza del primo idea del nostro robot, che si parla degli anni nel 2000, e quindi già vediamo qualcosa di incredibile, parliamo di, però era un prototipo. Certo. E diciamo che poi il primo robot veramente realizzato è stato l'Ambrogio 2000, infatti proprio 2000 perché è nato nel 2000, e quindi abbiamo pensato di far capire l'evoluzione e la storia che c'è già in un reparto della robotica. Per noi è importante perché siamo un'azienda, senz'altro che siamo tra le prime tre leader che sono nate, e vantiamo oggi della gamma più completa al mondo per quanto riguarda tutti i Razer robot. Quindi per noi è molto importante. La novità principale è un robot L400, tra l'altro siamo di rientro proprio adesso dalla Fiera Galabao in Germania, dove abbiamo vinto, ci è stato dato il primo premio come macchina più innovativa della fiera. Quindi è una cosa molto importante, e inoltre abbiamo ricevuto proprio ora come premio aziendale italiano, come ditta più innovativa, il premio dei premi, quindi è molto importante. Benissimo, grazie mille. Ok, grazie.